Hello Cherries, benvenuti e bentornati sul mio canale, io sono Sakuri, oggi vi saluto dall'aeroporto perché stiamo per partire per un viaggetto fantastico, un weekend. Cappuccino con cacao e due mega biscottoni, cookies con le gocce di cioccolato, colazione da Starbucks per darci la carica prima di partire, che siamo ancora abbastanza stanchi. Noi pazzi, ci dovevamo incontrare con un nostro amico che arriva da un'altra parte e prende il nostro stesso volo, faceva scalo qua. E niente, stavo guardando un po' da dove poteva arrivare, mi giro, era sotto di noi tipo. L'orario di imbarco si avvicina, abbandoniamo i nostri divanetti e ce la fuggiamo verso la zona più interessante dell'aeroporto, quella da cui partono i voli internazionali. Infatti siamo per tornare a Londra, magica Londra, non vedevamo l'ora, pronti per il controllo passaporti e si parte. Abbiamo passato con successo e velocemente il controllo passaporti e adesso è arrivato il momento del restauro, perché se io dormo meno di 50 ore di fila sembro una mummia. Facciamo una magica transition da così a così in tre semplici prodotti e tre minuti, e forse tutto considerato penso di aver fatto peggio. Sì, ho decisamente peggiorato la situazione secondo me. È stato orribile, orribile l'atterraggio. Per 10 minuti, un quarto d'ora mi sono sentita in un episodio di Indagini ad Alta Quota, terrificante. Non siamo potuti atterrare, non ci hanno neanche detto subito perché sto facendo un po' peggio di quello che è. Niente, a quanto pare c'era un aereo sulla pista che aveva un problema e stavamo atterrando, siamo risaliti, abbiamo girato tipo 10 minuti. Per fortuna che io veramente ho mantenuto la calma. Atterrare e trovarsi davanti le foto della unica vera eterna Queen a me dà un senso di sicurezza, per me sarà sempre solo lei la regina. Comunque, controllo passaporti fatto, tutto a posto, adesso ci stiamo dirigendo verso il treno che ci porterà in centro e faccio partire un montaggino fra 3, 2, 1. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Primissima cosa, dobbiamo abbandonare i nostri bagagli a mano in questo negozio di souvenir dall'ingresso estremamente sobrio. Eccoci qui, siamo a Camden Market e pranzeremo qui, ci facciamo un giretto nella zona che non abbiamo mai visto. È l'unico mercato che abbiamo visitato qui a Londra per il momento, era stato a febbraio, Borough Market, e devo dire che forse era più nelle mie corde. Non lo so, sto vedendo un po' troppi colori per i miei gusti. Comunque, a parte tutto ciò, il destino mi fa anche passare di fronte al negozio della Ray-Ban, ricordandomi che i miei occhiali sono ancora dispersi, però non merito di comprarne un altro paio, honestly. Ok, continua ad essere tutto estremamente colorato, estremamente caotico, c'è un sacco di gente in giro, ma devo dire che me ne aspettavo anche un po' di più, quindi tutto sommato, se rimane questa la quantità di persone che avrò intorno per il resto del pomeriggio, lo posso anche accettare, va bene così. E allora, devo ammettere che alcuni negozi onestamente sono veramente carini, cioè hanno degli ingressi sgravati po' assurdi, ad esempio questo qui con questo dragone cinese gigante, è veramente molto bello, fa tanta scena, quindi alcuni mi piacciono veramente tanto. Abbiamo recuperato anche il Marty perduto, quindi siamo pronti per andare a pranzo in un posto che avevamo docchiato online e su cui abbiamo altissime aspettative. Magicamente ci siamo trovati in questa zona estremamente più tranquilla, con questo fiumiciattolo, ponticello, salici piangenti che io piango da quanto sono belli questi alberi. E niente, è tutto troppo carino, non sembra neanche di essere nel centro di Londra, sembra di essere, non lo so, in un parco. Io sto adorando questa pianta, mi piace troppo. Trovate le bancarelle, la nostra dovrebbe essere una delle prossime. Qui abbiamo delle arepas sudamericane senza glutine. Qui cosa abbiamo? Ah, oh, questa fa solo hamburger. Non è questa la bancarella che stavamo cercando, però secondo me io mi farò un aperitivino con questi hamburger ad occhio e croce, poi mangio quello che avevo deciso di mangiare. Qui abbiamo insalate e wrap, cioè troppo leggero, ragazzi. No, direi di no. Qui altri hamburger, lo vedo come un segno del destino. Questa qui è la bancarella che stavamo cercando, quella di Yorkshire Burrito,
Questa è la definizione, ragazzi, di sgravato pazzurdo. Alla fine si presenta così. Fanno anche gli hamburger, però noi volevamo il burrito. E vi faccio vedere come si prepara. Allora, l'impasto dovrebbe essere simile o uguale a quello dello Yorkshire Pudding, ma più grande. E questo impasto, che dovrebbe essere molto leggero, abbastanza arioso, viene riempito di spinaci freschi, patate tipo arrosto, patate al forno, una bella dose di carne di manzo cotta tipo 500 milioni di ore, quindi mega morbida, cioè proprio extra scioglievole, e ricoperta con la loro gravy, la loro salsa, penso che sia a base di carne. Il tutto poi viene arrotolato a mo' di burrito, cioè spaziale. Abbiamo ordinato, ci hanno dato il numerino, quindi adesso dobbiamo solamente aspettare che siano pronti i nostri burritos. Nel frattempo vi faccio vedere qualche bancarella di queste qui. Questi qua in realtà sono negozietti, c'è un negozio di libri, un negozio che vende tutte cose in pelle. E vi faccio vedere ancora qualche altra bancarella di cibo. Qua ce n'è uno che fa hamburger e patatine. Cioè io sono venuta nell'unico posto dove ogni 5 bancarelle ce ne sono 6 che fanno hamburger. E l'unica cosa che non prendo è l'hamburger. Vabbè, niente, questa qua, questi sono... Oh, pazzi, churros ripieni! È pronto, rovente direttamente dalla piastra. Sembra molto buono. Assaggio in diretta. È buonissima la carne. Oh, è spettacolare, anche la pasta, l'impasto è buonissimo. Sono salita su una scaletta e faccio un attimo una panoramica per farvi vedere la quantità esagerata di bancarelle. Cioè qua si può mangiare veramente qualsiasi tipo di cibo vi può venire in mente, qui lo trovate. Beh, un'altra bancarella di hamburger. Adesso io ho proprio la sensazione che l'universo stia cercando di comunicarmi qualcosa. Qui abbiamo la bancarella con cibo vietnamita, che ci dicono non essere forse proprio super super original. E qua invece abbiamo pita greca. Avevamo visto anche questo online e avevamo deciso di non prenderlo perché comunque ci dava delle vibes non troppo originali italiane, però era carino da vedere. Dutch pancakes, anche questo lo stavamo cercando, l'avevamo sempre visto online e volevamo prenderci il dessert. Qua ci sono anche dei tipo pentoloni di vin brûlé, non lo so. Ad ogni modo, questi qua sono dei vassoietti in combinazioni o da 10 o 15 di queste palline che stanno cuocendo su questa piastra. Palline di pasta di pancake che poi possono essere farcite, guarnite, diciamo, con diversi tipi di cioccolato, frutta di diverso genere, caramelline. Qua vi faccio una rapida panoramica dei topping che si possono scegliere e nel frattempo noi scegliamo il nostro, faremo 10 in 2. Abbiamo scelto un classicone, cioccolato fondente e banana per rimanere sul leggero. Io potrei fare 9 milioni di minuti di riprese sotto questi salici, cioè sono troppo belli. Io innamoratissima, vorrei, non lo so, tipo venire a vivere in una di queste bancarelle. Devo dire che a primo impatto la via principale di Camden mi aveva un attimo traumatizzata, un po' troppo caotica per i miei gusti, però questa zona più tranquilla mi ha piacevolmente stupita, tornerò. Io non andrò via più da qua, più. Adesso mollo tutto quello che sto facendo e vado a cercarmi un appartamento. Passeggiando sempre in zona Camden abbiamo raggiunto quest'altra zona e io su quella palla che presumo contenga un tavolino e delle poltroncine noto che qua da qualche parte fanno una live experience di Tomb Raider, quindi me lo segno per la prossima volta. Qui ci sono altre bancarelle, non abbiamo il tempo di farle passare tutte, però facciamo una rapida panoramica. E io ho paura di cosa ci possa essere dentro quel negozio, ho idea che entreremo tra un po', ma la cosa più spaventosa è questo scimmione con quel costumino da lottatore. Non lo so, adesso entriamo a vedere cosa c'è. Allora, se vi piacciono i rave e feste, concerti, techno e roba di questo genere, questo qua è il negozio che fa per voi. Qui al piano terra c'è tutta questa roba luminosa, una musica fortissima che ovviamente eliminerò perché mi farà copyright, comunque non si sentirà niente di tutto quello che dico. Mentre al piano di sotto c'è un sacco di vestiti tipo fluorescenti, non il mio stile. Siamo seduti ad aspettare dal barbiere, gli uomini qua si stanno facendo belli per la serata. Io come al solito sarò tirata insieme un po' così. Honestly, quanto British. Sto adorando tutto. Questo palazzo mi piace un sacco. Comunque stiamo aspettando il pullman per andare alla nostra prossima tappa. Siamo venuti a provare una cosa che volevo provare da un sacco di tempo. Giocheremo in 4 alla realtà virtuale. Abbiamo scelto anche un'ambientazione che secondo me è molto molto carina.
Allora, il VR bellissimo, extra consigliato, ci siamo divertiti un sacco, eravamo in una stanza abbastanza grande, ma che poi, vabbè, eravamo in quattro, alla fine si è rivelata forse un pelo piccolina per quattro persone, perché continuavamo a picchiarci dentro, a pestarci i piedi. Io ho dato un pugno all'ingegnere, senza volerlo, mentre stavo cercando di colpire un pipistrello con una spada. Ah, cosa che non ho detto è che il tema era pirati, quindi era mezzo combattimento contro altre navi pirata e uomini pesce. Eravamo tutti quanti uomini pesce perché eravamo stati colpiti da una pandemia che ti trasforma in pesce. E quindi mezzo combattimento con queste navi, questi uomini pesce, combattimento finale con un kraken bellissimo, e mezzo era un escape room, quindi andavamo di stanza in stanza, dovevamo risolvere dei puzzle. Bellissimo, si poteva anche scegliere il proprio personaggio. Io ho fatto quello che sapeva tutte le lingue straniere, le lingue antiche, e bello, bello, ci è piaciuto. Però ci si muove un sacco, alla fine ero stanchissima, mi sembrava di aver fatto un allenamento in palestra. E comunque bello, adesso stiamo andando a ritirare il nostro bagaglio al deposito e poi andiamo all'hotel. Prima di tornare in hotel passiamo al supermercato, il nostro amatissimo Tesco, per fare il rifornimento di 500 litri d'acqua a testa almeno. Io sto schiattando di sete. Il nostro hotel, Canopy by Hilton. No, in realtà è quello lì, perché siamo poveri. Vabbè, comunque non sembra male, vedendolo da fuori in ogni caso. Meglio dell'altra volta sicuramente. Dai, fa la sua figura. C'è anche una televisione con un finto camino. Bellissimo, cavolo. Sì, sì, sì. Stasera poi veniamo a prendere un altro cocktail qua, ci spacchiamo. Questa qui è la stanza. Non c'è molto altro da vedere, è piccola in realtà. Però abbiamo il camino, un finto camino. E lì c'è tutta l'acqua che abbiamo comprato, tipo 50 litri. E la cosa interessante è che ci sono sia le prese, quelle inglesi, ma qua sotto non si vede, c'è anche una presa normale. Per cui io non ho portato il caricatore del telefono, soltanto il cavo, perché naturalmente pensavo non ci fosse. Però va bene. In tutto ciò noi, nella bellissima stazione di Moorgate, stiamo andando a cena. A cena in quel bar in cui eravamo stati a febbraio. Siamo arrivati quasi in ritardo. E senza farci la tappa. Comunque stiamo tornando, stavolta vincitori, dovremmo arrivare in orario giusto. E stavolta beviamo cocktail fantastici e ceniamo anche. C'è una luce non favolosa per fare i video dentro lì, però magari faccio qualche fotina e le metto dopo, perché secondo me mangeremo bene e i cocktail saranno molto carini. Vuoi parlarci del tuo outfit? Sì, molto volentieri, perché ne vado estremamente orgogliosa. Allora, questo è un cappottino H&M con cappuccio peloso che mi piace molto. Poi abbiamo magliettina H&M, maniche lunghe di pelato, collo con bacchetta, e poi gonna un po' crescita lunga, quasi la metà del faccio diciamo, e scarpe col tacco nere, sono total black stasera. E accessori girati, fede e anello di fidanzamento, e poi trucco e capelli, trucco e parrucco diciamo, by me. Fatto tutto da sola. Grazie. Prima. Eccoci. È sempre molto disagiante venire qui perché non sembra un posto dove puoi trovare un bar elegante, no? Proprio un posto dove puoi comprare sostanze divertenti, diciamo. E adesso dobbiamo anche in realtà recuperare i nostri amici, capire dove diamine sono finiti. Posso dire che da febbraio io mi sto sognando di tornare in questo posto, non vedevo veramente l'ora, mi piace troppo. Stavamo discutendo sullo stile del bar, che è molto particolare, e stavamo osservando dei dettagli, un po' queste stampe sulle pareti, i soffitti, tutti questi ninnoli un po' coloniali, e siamo arrivati alla conclusione che potremmo definirlo in una parola: imperialista.
cioè questo è il bagno, che forse l'altra volta non ero riuscita a farvi vedere. Rendetevi conto, cioè rendetevi conto di cosa sono questi rubinetti. Pazzi! Io voglio un bagno così in casa mia. Totale. Sottobicchiere troppo cute che rappresenta un Oriole, l'uccellino che dà il nome al bar, che ho scoperto essere un rigogolo in italiano, se si pronuncia così. E questo qua è il cocktail di benvenuto, che in questo caso è un mojito. Questo invece è il cocktail che ho scelto io, per Anacan Fizz, si chiama, con gin, marzapane fermentato, meringa al marshmallow e tante altre cose buone. È spaziale, ne berrei 50. Poi abbiamo gli antipastini, questo è calamaro fritto con maionese al lime. Mentre questo è un polpo, presumo alla piastra, con salsa romesco, piccantino, buono. Come piatto principale una bistecca con patate dolci, arrosto e salsa chimichurri. E dolce un classicone, brownie al cioccolato con gelato alla vaniglia. Questa sono io soddisfatta che sorseggio il mio cocktail e considero se prenderne un altro oppure no, alla fine non ne ho preso un altro. E qui purtroppo ho dovuto eliminare l'audio originale perché mi avrebbe fatto copyright, però questa cantante era veramente pazzesca, una voce favolosa. Siamo arrivati in hotel, non è anche tardissimo, però noi siamo svegli da stamattina presto alle 6 e abbiamo dormito abbastanza poco. E abbiamo fatto un sacchissimo di cose, quindi siamo devastati. Andiamo subito a Nanna. Dormiamo, ci ricarichiamo e ci prepariamo per un'altra giornata domani, che sarà un'altra giornata bella intensa. Nel frattempo sì, la malefica moquette qua sotto, c'è veramente l'ossessione di certa gente per mettere la moquette negli hotel, secondo me è veramente inaccettabile. Ad ogni modo, grazie per aver visto il video, spero che vi sia piaciuto. Non abbiamo fatto tantissime cose, però abbiamo visto e provato cose nuove, quindi... E ripetuto cose vecchie che ci erano piaciute, e stasera è andata anche meglio della scorsa volta. Siamo veramente super soddisfatti della cena e dei nostri cocktail, veramente super super buoni, mi sono piaciuti un sacco. Niente ragazzi, grazie per aver visto il video, fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate, altri consigli per futuri viaggettini a Londra, e alla prossima, un bacione, good night. E me vado a dormire, sono veramente distrutta.